questa sera ospite di Dimmi Quando, una persona che mi fa molto piacere avere, Lella Costa. Grazie. Molto piacere per me essere qui con te e con voi. Grazie mille. Ogni tanto negli anni mi hanno chiesto: ma non sei stanca di fare monologhi? E io non ero stanca, però ho sempre risposto: io non sono capace di scrivere plot e trame, e anche perché penso che dopo Shakespeare di nuovo non si sia inventato poco. Poco, però mi è capitato di incontrare un testo di Livia Ravera bellissimo, in cui finalmente si dà voce con ironia, con leggerezza, con autoironia a personaggi non giovani. La protagonista di questo lavoro teatrale ha 65 anni e sono dichiarati, e tocca le cose vere della vita senza mai scadere nell'attualità, nella cronaca. Quindi ha il respiro del teatro. Il teatro non può essere legato alla notizia della settimana, deve certo durare di più, deve, si spera, durare diverse stagioni. E quindi io sono fortunata perché non mi sono mai messa in quell'ottica lì del candidarmi per dei ruoli. Credo che sia curioso come tutto questo sia molto lontano dalla vita, perché la vita è piena, abitata, vissuta e anche, credo, resa migliore da una quantità di donne, non soltanto donne, che hanno diverse età, certo, e la cui esperienza, il cui talento per la vita è un tesoro comune. E mi sembra un peccato che questa risorsa non venga usata. Era per questo che te lo chiedevo, perché al di là della tua scelta personale, poi magari uno dice comunque in giro anche le altre colleghe tutta sta scelta forse non ce l'hanno. No, ma no, no, parliamo dello spettacolo che è tratto dal libro Piangi pure di Lidia Ravera. È uno spettacolo che si chiama, si titola Nuda proprietà, interpretato tra l'altro non più in monologo, no, infatti, ma ta-ta-ta-ta, con Paolo Calabresi. Sì. Che è un personaggio molto interessante, che entra e esce dalla televisione, dal cinema, dal teatro, appunto. E ha una bella tempra di follia creativa, è una persona, è una bellissima persona nella vita, è bello averlo come amico, è una persona molto intelligente, con un rapporto con questo mestiere che io sento analogo al mio, anche se lui è più giovane, ha fatto altri percorsi, e cioè questo mestiere è una roba bellissima della vita, non è tutta la vita. E penso che sia una grande forza esserne consapevoli, anche perché non rischi quell'altra malattia grave di chi fa questo mestiere, che è l'autoreferenzialità, cioè pensare che alla gente gliene importi più che tanto delle paturnie, delle ubbie e dei travagli interiori di chi fa l'attore, ma per piacere, la vita è altrove. E quindi c'è una bellissima intesa con lui e sono molto contenta. E voi due avete una storia, nel senso che in questa in quest'opera, questo libro, cioè dal libro allo spettacolo, tu sei, interpreti Iris, che è appunto questa donna di cui abbiamo parlato, che si innamora di un uomo un po' più giovane. Sì, io credo che questo succede, ma non, che non sia questo il fulcro dello spettacolo, del testo, sia proprio il fatto che le relazioni, questo è uno spettacolo sulle relazioni, sul tempo che passa, sul far la pace col tempo che passa, sull'accettare il diverso passo che prende la vita e le sorprese che la vita ti riserva. Quindi è questo che è affascinante, perché poi Iris, che è più grande di Carlo, però poi ha una forza e una determinazione quasi agghiaccianti, è travolgente. Quello che poi diventa più fragile è lui, che si ammala, altro pezzo di realtà col quale, ahimè, credo tutti quanti, e a volte anche indipendentemente dall'età della vita in cui ci troviamo, abbiamo a che fare. Sì. E quindi c'è questo scambio, questa presenza, questo accettare appunto che il passo delle relazioni cambi col cambiare dell'età della vita. C'è anche una coppia più giovane di attori che sono personaggi tipici poi della commedia, perché sono benissimo scritti e che sono Claudia Guzmano e Marco Palvetti. Tra l'altro Marco Palvetti è uno degli interpreti di Gomorra, la serie televisiva, quindi insomma ci sentiamo molto fucina. Cavalchiamo anche abbastanza, come dire, i successi contemporanei. Sì, però è capitato. No, ma certo, quando uno è bravo poi infatti capita, lui è anche proprio bravo, così come è molto brava Claudia Guzmano, che ha vinto il premio del Fringe Festival come miglior attrice a Roma qualche mese fa. È bello lavorare con e scoprire e avere la fortuna di stare vicino ai talenti che nascono, no? Ora è bello che capiti quando uno ha un talento, poi la gente se ne accorga. Non è male, è meglio meglio che quando lo sanno solo i tuoi cari e a volte sono i tuoi peggiori critici. Esatto. Senti, se non fossi felicemente sposata, potrebbe succederti, per esempio, nella vita, ti sei domandata, facendo il personaggio di Iris, di rimettersi in gioco completamente a un certo punto, di dare un colpo di scopa alle certezze un po'? Ma sai, io credo che stare sposati a lungo con la stessa persona sia una forma d'arte,
e stia anche dalle parti anche quello della follia, perché se c'è una roba contro natura è proprio la monogamia, accanirsi a voler condividere l'intimità con una persona per molti anni, soprattutto quando gli anni non sono più quelli della freschezza, è una forma d'arte ed è una forma appunto di tenacia, per cui io credo che già in questo percorso ci sia qualcosa che ti porta continuamente a cambiarti, a rimetterti in gioco. Se posso dirla tutta, credo che quando c'è un rapporto così lungo, così importante nella vita, poi se dovessi pensare a cambiare, semmai sarebbe, cioè questo qui è la mia ultima, sarà più grande il mio prossimo amore, cantava Loretta. Esatto. Secondo me è molto bello quando dici comunque vada, questo qua è l'ultimo. Certo. Che forse è anche un po' più importante del tanto così decantato primo amore, di cui ci si scorda tutti regolarmente. E poi forse, secondo me, si gonfia di falsi ricordi, cioè a un certo punto deformi. Puro mito. Che poi se ti riguardi dici vabbè, ma quindi... Ma quando mai? Esatto. Tra l'altro, insomma, ne abbiamo già parlato, però c'è questa questione del non accettare oggi il passare del tempo, ma anche per l'uomo, perché comunque certo, il ruolo che ha Paolo nello spettacolo è di un uomo che è in quel classico momento di giro di boa, di crisi esistenziale. Sì, un po', però è anche vero che è un personaggio meraviglioso. La cosa straordinaria di Lidia è che in questo testo non solo ha inventato una protagonista, appunto un personaggio femminile meraviglioso, ma anche un personaggio maschile meraviglioso, che è pieno di ironia, capace di accudire di mestiere, fa anche lo psichiatra, quindi come dire, un po' per vocazione, un po' per mestiere, e questo rapporto costante tra di loro, che è davvero fatto basato sull'ironia, sullo scambio di battute, sul percepirsi innanzitutto come teste, come sensibilità molto simili, sì, in effetti averne di uomini come Paolo Calabresi, che interpreta Carlo, che appunto non si comprano la moto e neppure si fidanzano con una signorina che potrebbe essere figlia, a volte nipote. E quindi è in qualche modo uno spettacolo che ci porta a sperare. Ci sono anche uomini che poi si fidanzano con nipoti di uomini molto importanti di altri paesi. Sì, però lì è sempre una questione del... Certi paesi non è mai chiaro la nazionalità. Non si capisce di chi sei figlio. Nipote, poi figo. Senti, il titolo, Nuda proprietà, parla, sì, racconta di una verità anche un po' triste, che è legata a questi tempi, ma che insomma non è nata oggi, che è il fatto che una persona, magari raggiunta una certa età, davanti non sa che cosa c'è, magari non ci sono tanti soldi in banca, ed è proprio un escamotage sociale, quello per cui si mette in vendita la propria casa, sì, in cui può continuare a vivere. Esattamente, il concetto vive di una proprietà è che tu vendi la casa con te dentro. Quindi tu finché vivrai, ovviamente la vendi a un prezzo di mercato inferiore a quello che porteresti a casa con la casa vuota, però ti permette, e anche in questo senso secondo me è uno spettacolo che tocca dei punti. Cioè ci dicono tutti che la vita dura di più, ed è sicuramente vero, purtroppo non per tutti. E però nessuno ti spiega cosa succederà in questi 20-30 anni che hai ancora davanti, con chi li vivrai, con quali soldi ti manterrai. E questo sta cambiando profondamente anche, per esempio, il concetto di quello che si lascia ai propri figli, perché se tu già ti devi occupare di non pesare su di loro e di mantenerti fino alla fine, però poi di eredità, di cose che lascia, a meno che non si sia molto fortunati tra i molto abbienti, certo, no? C'è anche questa cosa. Però credo che svolgiamo anche questa piccola funzione sociale di spiegare che si può fare questa cosa qua, e che è un buon modo per tutelarsi, per garantirsi almeno dal punto di vista economico una dignitosa sopravvivenza in questo tempo della vita che si sa che diventa più lungo, ma nessuno si cura di occuparsene. Questa, sì, mi esatto, sembra. Come ci arriviamo, cioè come li passiamo questi anni in con più? Chi? Che ci, esatto, con chi? Accuditi, sostenuti da chi? Direi che forse sarebbe ora che si ponesse questo tema, questo problema, non in modo drammatico, non in modo rivendicativo, però se è vero che succede così, occupiamoci. In modo molto reale poi, sì, perché se è vero che qualcuno compra la tua casa e puoi pensare che gufa perché tu schiatti presto, sì, in qualche modo, dall'altra parte la persona che lo fa magari anche con una leggerezza che non ti aspetteresti da una persona di quell'età, ma invece proprio si permette di viversi gli anni molto più con agio, e in tutti i sensi. E in autonomia, questo vale soprattutto per le persone che sono state abituate ad essere autonome, a contare sulle proprie forze, come nel caso di Iris, questa scialacquatrice di denaro, ma anche di passioni, di talenti, di vita. Ecco, io penso che sia più bello scialacquare la propria vita, cioè nel senso di essere generosi. Per me il peccato mortale vero è la tirchieria
in senso stretto è la tirchieria di sé, essere generosi di sé, quindi incontri, relazioni, e pazienza se poi non avrai indietro tutto quello che hai dato, vale la pena. Dimmi quando, sei pronta? Sono pronta, però vorrei, se non ti dispiace, ricordare che Nuda Proprietà riprende le repliche, o lo dicevamo dopo? No, diciamo, uguale, il 7, l'8 e il 9 novembre da Saronno. Al Teatro Giuditta Pasta. Giuditta Pasta? Sì, Giuditta Pasta. Bel nome, stupendo solo per il nome del teatro, però, molto carino. Molto carino. 7, 8 e 9 novembre.